adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. Tra i paesi che ancora oggi applicano la pena di morte ci sono gli Stati Uniti, l'India, la Cina e alcune nazioni dell'Africa orientale. Molti detenuti, prima di morire, hanno diritto a chiedere un ultimo desiderio. Ma quello che è più inquietante sono le loro ultime parole, dette prima di essere uccisi. In questo video vedremo 10 frasi dette dai detenuti prima della loro esecuzione. Ma prima di cominciare, voglio ricordarti di iscriverti al canale e accendere la campanella per le notifiche. Detto questo, cominciamo. Henry Chester fu condannato a morte per l'omicidio di 5 persone il 12 giugno del 2013. Queste sono le sue ultime parole prima di morire. In molti dicono che io non abbia commesso quegli omicidi. In verità, io li commisi. Carl Chamberlain, condannato per stupro e omicidio di una donna in Texas, l'uomo morì per iniezione letale l'11 giugno 2008. Queste furono le sue ultime parole. Magari potessi morire più di una volta per dire quanto mi dispiace. Johnny Frank Garren fu condannato per l'omicidio e uno stupro di una suora in Texas. Le sue ultime parole prima di morire furono: ringrazio la mia famiglia per avermi amato e per essersi preso cura di me. Tutti gli altri possono baciarmi il culo. John Gessin Jr., soprannominato Pogo il Pagliaccio, fu un pericoloso serial killer che abusò e uccise più di 30 bambini. Condannato a morte il 10 maggio del 1994, tramite iniezione letale, dichiarò, e queste sono le sue parole: potete baciarmi il culo, tanto non vi dirò mai dove sono gli altri. Barbara Edenwald Green, condannata a morte tramite camera a gas il 3 giugno del 1955. La donna, prima di morire, disse: le persone buone sono sempre convinte di avere ragione. Thomas Joseph Grasso, condannato a morte tramite iniezione letale il 20 marzo 1995 per aver strangolato una donna di 87 anni. Le sue ultime parole furono queste: non mi hanno dato i miei spaghettitos, mi hanno dato spaghetti. Voglio che i giornali lo sappiano. Wesley Alan Dutt, serial killer e stupratore, condannato all'impiccagione il 5 gennaio del 1993. Queste furono le sue ultime parole. Una volta qualcuno mi chiese se c'era un modo per fermare i criminali sessuali. Gli dissi di no, ma mi sbagliavo. Peter Kurte, soprannominato il vampiro di Düsseldorf, fu condannato a morte per l'omicidio di 9 persone. L'uomo era completamente ossessionato dal sangue. Fu proprio questo che lo spinse a commettere quel folle gesto. Queste sono le sue ultime parole prima di morire. Dimmi, dopo che la mia testa sarà staccata dal collo, sarò capace, almeno per un momento, di sentire il sangue scorrere dallo stesso. Sarebbe un piacere per porre rimedio a tutti i miei piaceri. Patrick Brian Knight fu condannato a morte per duplice omicidio il 16 giugno del 2007. Queste furono le sue ultime parole. Vi dissi che avrei raccontato una barzelletta. La morte mi ha liberato. Questa è la barzelletta più grande. Me lo merito. L'altra barzelletta è che io non sono Patrick Brian Knight e voi non potete interrompere questa esecuzione ora. Ho terminato. Potete continuare. James Donald Frank. L'uomo fu arrestato e messo a scontare in carcere un normale reato. Mentre era in carcere, tentò il suicidio.
ma non ebbe il coraggio di farla finita. Pur di farsi uccidere dallo Stato, assassinò il suo compagno di cella. L'uomo fu condannato alla sedia elettrica il 10 agosto 1966. Queste sono le sue ultime parole. Cosa ne pensate per questo titolo per i giornali? Frank Fryness. Se ti è piaciuto il video, mettimi un bel like per sostenere il canale. Noi ci vediamo la prossima settimana per un nuovo video. Alla prossima. Ciao.